In questo momento sul mio pianeta sono le ore 16:26 del 10/01/2023. Questo significa una cosa sola: significa che questo video uscirà probabilmente alle 7, 7 e mezzo, più probabilmente ancora. Il fatto che il video sia uscito in ritardo è perché questo weekend sono stato insieme a Ron, Delux, Jimmy e il Masseo che abbiamo registrato un po' di video. Quindi non ci ho avuto tempo di registrare quello di oggi. Però nel corso di questo mese vedrete tutto quello che abbiamo fatto. Lo vedrete però sul primo canale. Quindi passate dal primo canale, che domani esce il primo video insieme a loro. Oggi! Innanzitutto ditemi secondo voi quanti peli ho addosso. Un numero. Oggi siamo qui per proseguire le avventure di Rocco. Oggi siamo qui per proseguire le avventure più grandi che uomo abbia mai visto. Io senza perdere tempo e dopo avervi obbligato a lasciare like, avete lasciato like ora? Se non l'avete fatto, l'avete fatto ora. Se non l'avete fatto, l'avete fatto ora. Ben tornati a Unima Unima, ma soprattutto a Unima. Rocco, il migliore, il più grande, il campione, tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento sei tu. Keita. Situazione Pokémon com'era? Grave se non gravissima. Maranza, Olimpia e Semino. Il team più o meno, mo non ti dico che è carino. Sicuramente non fa schifo. Come cazzo si metteva la mappa? Ok. Ah, Zondopoli, è vero. Ah, oggi seconda medaglia, mi sa che ci sturiamo. Cazzo, tre episodi, due medaglie, raga. Che cos'è? Quella roba lì. Zondopoli. Eccoci qua. Ma questo era del team. Ah, no, che già c'era il cantiere plasma, no? Il cantiere. Ah, che stai a dirci? Ma sul serio? Io per 6 mesi non ho trovato nulla dentro i cestini. Arrivo qui a Zondopoli, cestino randomico. Antidoto. Ah, già che quella era la palestra. Avevamo già visto un po' che era una situazione un po' portuale. Ma io te dico come faccio un giro e vediamo che come si prosegue. Ah, qua c'era il Nino Nero. Non mi dico ho fatto un premio. Vedo che va alla grande. Ecco a te un premio. Sono un fenomeno. Che cos'è? Che cosa ho fatto? Podista principale. Ah, chilometraggio. Un altro premio? Cos'è? Il più bello di Unima? Fan dei centri Pokémon. Un altro premio? Cos'è? Il più bello di Unima? Neofita della ricerca? Holy shit. Tieni Rocco. Cos'è? Il premio il più bello di Unima? 9 suggeri premi. Pura i Pokémon e non ti voglio mai più vedere. La situazione è grave, la situazione è gravissima, ma noi siamo in formissima. Famoso il giro dei giri. Innanzitutto Rock è il lavoro duro. Il Rock, quello vero, quello duro. Come si arriva là dietro? Ah, mi sa che dobbiamo passare dietro a Nino Nero. No, vabbè, sti cazzi, là non c'è niente. A destra sono con questo Watchog da quando sono nata. Bella compagnia di merda. Mi ha aiutato tante volte con la sua abilità sguardo fermo. Sì, è sempre utile avere un Watchog con sguardo fermo nella vita. Tu che fai? Hai presente la band di Velia? Ultimamente comprare i biglietti dei loro spettacoli è difficilissimo. Tra un po' andranno anche all'estero. Oddio, che è? Tipo i BTS di Unima. Parliamo un attimo prima con le persone che stanno fuori. Il veleno di Velia è potentissimo. Brucia, brucia, brucia. Attenzione, veleno. Ma ho catturato Magnemite al cantiere. Non ho nulla da temere. Tieni, così anche tu potrai andare a catturare Magnemite. E ho altri Pokémon. Pokéball. Dai, sì, dai. Mi hai fatto risparmiare 5 euro. Deficiente. A che servono i personaggi in giro? Non dicono mai niente. Tu che mi dici? Qualcosa sul cantiere. Senza i Pokémon, la forza lavoro del cantiere non ci avrebbe fatta. Schiavisti. Attenzione, un minatore con dei bambini. Bambini che camminano sempre in cerchio per fare delle cose sataniche. I bambini sono i miei maestri perché mi insegnano qualcosa tutti i giorni. Tipo come cacarsi addosso. Per te i maestri sono i Pokémon. Bozzi. Tutte queste zone che comunque sono formate da gente che non ti dice niente. Ti danno niente. Cioè, è solo per fare rumore. Ah, non ce l'ho la bici, è vero, sono un coglione. Mi serve la bicicletta. Voglio andare veloce. Allora, io ti direi, prima di andare. Finiamo le case. Quindi voglio andare immediatamente a spassarmela al Pokéwood. Oddio, ma c'è uno strumento in casa. Poké Gingillo, lo rubo. Rubo il Gingillo Poké. Quando si evolvono i Pokémon cambiano aspetto. Ma è perché cazzo lo dai? Cioè, lo so, è il 65esimo gioco Pokémon. Alla fine l'ho imparato. Se vado di sotto. Ah, c'è una signorina che mi dirà: non puoi passare. Il mio premio è proprio bello. Si chiama premio adesso, vuoi vedere il mio? Vedi, se riesci a decifrare i suggeri premi. Aspetta un attimo allora. Fammi vedere. Vedi, i suggeri premi ti dicono cosa devi fare. Cioè, come se fossero dei trofei della Play nascosti. E il suggeri premio te lo spiega. Vedi? Sì, esatto. Più suggeri premi prendi, più sai come sbloccarli. A noi, sinceramente, di questa roba non ce ne frega pressoché niente. Io andrei al cantiere. Si chiamava cantiere? Cantiere Zondopoli, dove fuoco e acciaio si incontrano. Qui, secondo me. Oh, là dietro si può andare. Aspetta un attimo, come ci si arriva? Aspetta, che sono matto. No, non da qua. Come ci arrivo? Dietro l'alberi. Ah, dalle scale lì sotto. Ah, facendo surfs. Vabbè, zone nascoste, zone nascoste. Allora, cantiere Zondopoli, secondo me è fondamentale. Perché ci hanno detto che la tizia è veleno. Però io non mi fido. Veleno è musica. E invece è velenosa. La situazione è velenosa. Lui mi ha detto Magnemite, quindi che serve acciaio? Oh, vediamo un pochitos. Che tipologia di Pokémon possiamo incontrare? Ma ovviamente Patrat, certo. Che domande? Potrei allenargli una cifra ai Pokémon qui però, eh. Potrei. Ragazzi, stiamo fallendo tutti. Ah sì, contatore è inutile. Contatore è una massa inutile. Ora rifallisce.
tentenni? Una mossa imbarazzante. Fallisce 4 volte su 5. Che cazzo di maranza sei che fallisci? C'è una maranza fallimentare. Cioè fai le rapine e non riesci a rubare le borse. Fratello, lo posso attaccare? È il patrat più forte della storia. Madonna immortale. Madonna immortale non è una bestemmia. Fanculo va. Prendi questo strumentante. Precisione X. Ma che serve? Allora, obiettivo del giorno: vedere un po' che c'è all'interno di questo coso, di questo cantiere Zondopoli, Zondante. Perché sicuramente ci sono dei misteri, delle cose da vedere, da fare. Oh, vedi? Ah, tu sei importantissimo. Ho un affarone da proporti, vedevo la cappella da sotto. Vuoi scambiare la tua Pokémon con la mia Mega Ball? Boh, sì. Ma che scambio è, frate? C'hai perso? Te lo dico, c'hai rimesso. Ah, qui si fa surf. Ma guarda. Ah! Capito, frate. Capito, sciarpa seta che non si sa che cazzo serve, però noi l'abbiamo presa. Ok, zone segrete. Secret zones, Godos. Ok, però lì poi si fa surf e comunque si va in zone ancora più nascoste. Che è successo? Madonna che odio. No, aspetta un attimo. Fammi vedere se qua ho fatto tutto. Qua non si apre. Se lo messi. Boh, all'avventura? Alla scoperta del cantiere zondante? Ma sì, dai, cazzo ci frega a noi. Obiettivo secondo me può essere. Merda. L'obiettivo secondo me può essere catturare un Pokémon. A questo punto, Magnemite o acciaio o elettro. Non capisco il perché dovrebbe. Non dovrebbe essere efficace su elettro. Secondo me è acciaio quello che ci serve. Secondo me, sono convinto che sia acciaio. La gente c'è, la situazione anche, i misteri secondo me fioccano. Vediamo che ci dice mio padre. Parti con te una squadra che sembra in forma. Posso chiederti un favore? Certo. Il morale degli operai di questo cantiere è i minimi storici, holy shit. Mi daresti una mano? Certo. Che gli serve? Droga? Sesso? Che vogliono? Questa sì che è la risposta, lo so. Ci sono 3 operai nuovi a lavorare nel cantiere. Gli devo per culo. Non sembrano darsi da fare. Potresti fargli una ramanzina. Ma sei tu il capo, papà. Sei tu che decidi. Ah, ramanzina è che gli famo a botte. Sono d'accordo. Oh, vediamo se funziona. Niente. Non posso. Oh, godo. Dai che se lo ammazzi, frate, so cose importanti. Vai, non fallire. Bravissimo, attacco rapido e morto. Porca zozza maledetta, godo come un cinghiale. Godo, fanculo, coglione. Dammi questi exp. Dai che maranza deve diventare un maranzone. Deve diventare tipo boh, il capo di zona 7, che ne so. Guardate, guardate quanta esperienza gain ha il maranza. Finto attacco. Mossa che colpisce un nemico che ha utilizzato protezione o individuo annullandone gli effetti. Ma che ci faccio? Fai talmente schifo che le mosse che ho fanno ancora più schifo. Ma le terrò. Levati. Ok, allora dovremmo. Secondo me io me devo fare ma guarda che enorme il luogo. Guarda che luogo è. Oh, non si casca finalmente. Una cosa in cui non devo fare l'equilibrismo. Qua casco però. Sì, qua casco. Qua casco. Bene. Confusionare la situazione un attimo. Sono un attimo confuso. È tipo Magnemite, vedi? Che fai, lo catturi? Proviamo. Ah sì, proviamo ad utilizzare questa nuova tecnica. Questa. Ma dai frate, non puoi fallire sempre. Muschio selvaggio. Non puoi fallire sempre. Quante volte godo. Devi morire, ti odio. Ti odio cazzo, ti odio. Secondo me così lo catturiamo senza problemi. Con una Mega Ball. Manco guardo, vado a vedere se la camera sta ancora registrando. Cioè mentre vado a vedere l'ho catturato, scommetti? Frate, t'ho detto, non mi credi. Palle, benvenuto. Abbiamo Magnemite, quindi vediamo se c'è altro. Perché magari c'è qualche altro Pokémon interessante. Tipo, carino. E diventa Electabuzz. Per adesso non lo prendo. Mi devi far uscire. Però sappiamo che c'è, ok? Secondo me è carino. Tanto Magnemite, secondo me lo voglio utilizzare solo per la palestra. Poi alla fine non lo utilizzerò così tanto. Però poi magari andiamo a prendere Elegid. Attenzione, qua c'è un ragazzo strano. Qui si mette sotto pressione il petrolio grezzo per scomporlo in diversi elementi. Oddio, si tratta di una raffineria. Sono gli arabi. È chiamata anche topper o dispositivo di topping. Ma io preferisco chiamarla raffineria. Perché non si chiama topping, frate. Si chiama raffineria. Finalmente qualcuno che mi ascolta quando parlo di scienze. Meno male, professor Amedeo Balbi. Meno male che c'è lei. E dove è andato? C'era qui aspettando che arrivassi io. Merda, sì, ma ci sono dei Pokémon clamorosi. Questo lo prendo, voglio Arcanine. Ma perché ci stanno tutti questi Pokémon straordinari? Ma voglio Arcanine adesso. Frate, devi attaccarlo però. Io non so più come dite che quella mossa non può fallire ogni volta che la utilizzo. Non può fallire ogni volta che la utilizzo, ragazzi. Non può. Cioè, non può. È imbarazzante o sbaglio? Stiamo a farli tutti. No, sì, ma a che serve questa mossa? 6 volte è sbagliata. Io godo che sei morto, figlio di puttana. 6 mosse. Non posso fare niente perché qualsiasi Pokémon mando mi uccide. Unico modo, frate. Unico modo è sperare. Ma non lo catturerò mai con una Mega Ball. Godo! Frate, questo è greve, secondo me. È molto fedele al suo allenatore. Abbaia con forza contro chi si avvicina troppo, inseguendolo e costringendolo alla fuga. Sei un uomo o una donna? No! Sbagliato! Non gli ho dato il soprannome. Vabbè, prima o poi capiterà, no? Dov'è il tizio per i soprannomi su questo videogame? La squadra non è male, secondo me. A parte che sono tutti morti. Mo' li alleno un attimo prima della palestra, comunque. È entusiasmante, te direi. Ah sì, ma anche lui. Ma c'è di tutto. Ma c'è di tutto. Io proseguirei. Prima danna sopra, vediamo sopra. Ma perché guardano? Ma che è sta gente? Ma che fanno? Questi sono importantissimi. Hai con te un Pokédex? Sì. Ho sentito dire che l'ultimo modello di Pokédex ha anche l'utilissima lista zone. Lo so, frate, lo so. Sì, ci sono 1000 Pokédex. Oh, prendi questo. Mega palla. Ma tutti mi spammano le Mega Ball. Ma com'è possibile? Tu mi dici qualcosa di fondamentale. Ah no, vai fa botte.
Boh, ha voluto solo fa botte, ma non è che mi interessavo troppo. Essendo che mi ha chiesto di fa botte. Oh, qua che c'è? Oh. Ah, una. Ah, lo scienziato di prima. La possente sagoma delle ciminiere del cantiere che si stagliano a alte verso il cielo. Che meraviglia, assurdo. Quelli che bruciano sono i gas di scarto, grazie, capo. Ultimamente hanno trovato molti usi per questi gas di scarto, sai, tipo. Finalmente qualcuno che si interessa al mio vasto sapere. Grazie, professor Amedeo Balbi. Ci vediamo nella prossima zona. Ah, è andato giù, la inseguo immediatamente. Eccoci qua, che fa? Che vede, che guarda, che osserva? La sua mente. La rotondità di quei gasometri mostra armonia. Mostra armonia. Ovviamente c'è una ragione se hanno quella forma. Come mai? Qual è la ragione? La forma sferica è la migliore per sopportare l'alta pressione. Ti ringrazio di questa nozione di scienza. Era un piccolo saggio delle mie conoscenze, grazie. Ti interessa quello che dico? No. Che bello. Questo vuol dire che ho fatto amicizia con qualcuno in questo cantiere. Ma che sta dicendo? Prendi questo. Etere. Se fossi omosessuale, che succede? E se da... Ma adesso non lo rincroceremo mai più? Secondo me da qualche parte ancora esiste. Non può essere andato via, dai. E invece è andato via, è un pazzo. Completo folle. Allora, proseguiamo a esplorare la zona. Qua vabbè tutto, ma dobbiamo arrivare là, eh. Let's go. Allora, piccolo labirintoide. Qua c'è un ragazzo. Ti manda il capo cantiere. Ah, è uno dei tre scacciacazzi. Una lotta di Pokémon. Ma come una lotta di Pokémon? Ma guarda che Pokémon carini che ci sono in questo videogame. Te prego, frate, riesci ad attaccare? Riesci a... Imbarazzante, eh. Io voglio che muore. Quarto di fila fallito. Quinto di fila fallito. A che serve avere questa mossa se ne azzecca una su 10? Quando palle almeno muore anche lui. Ammazzalo, palle. Bravo, palle. Coughing, rimani con palle. Oh, palla contro palla. Vedi, lui è veleno. Tecnicamente se usa mosse veleno non sono efficaci. Ah, Magnemite è una mezza branda, c'ho sto dubbio. E poi è Magnemite Magneton e ce n'è un altro dopo. Cioè, ne hanno inventato un altro. Bravo, palle. Bravo, palle. Torna al lavoro, coglione. Un allenatore come me deve lavorare, lavora, imbecille. Intanto prendo questa palla che sarà inutile. Oh, furto. Di qua che si fa? Dove si va? Si va da raga. Allora, quindi giù no, immagino che sia qui. Immagino che sia qui, immagino che sia qui. Parliamo col ragazzo che vorrà fa botte. No, bene, vuoi lottare? Ma no, sei tu che me l'hai chiesto. Hai visto, era messo nella stessa posizione di Patrat. Riesci a uccidere un Patrat? No, perché attacca comunque prima lui. Contatore, incredibile. Ma leva di meno di attacco rapido. Mi conviene fare attacco rapido. Maranza è scarsissimo. Guarda quanto leva poco. Madonna mia. Elekid, rimani. Fai solo attacco rapido, frate. Ti conviene fare questo perché sei scarso. Te lo dico, sei scarso. Sei un Maranza scarso. Un baby Maranza sei, te lo dico. Ultimo. No. No. Porco di... Vai, palle. Dovevo allenare Olimpia, purtroppo, che è scarsa. Testa de cazzo. Godo. Avevo completamente dimenticato che se non lavoro duramente ne risentiranno i miei Pokémon. Bravo, per lavorare, imbecille. Ma tu eri uno di quelli che non lavorava? Cioè, ne rimane solo uno? È lui, immagino. Secondo me lui è l'ultimo a questo punto. Vediamo. Mi va bene sfidarti? Sfidiamoci allora, capo. Ottarino? No, Riolu contro Olimpia. Merda, non ho curato il mio Riolu. Tu dirai sti cazzi, tanto cambi Pokémon. E mandi palle. Li vorrei tutti al 15 prima della palestra. Secondo me è un buon livello al 15. In questa serie voglio essere più livellato dell'altra. Utilizzare meglio tutti, cose del genere. Quanti cazzi, quanti attacchi vuoi fare tutti insieme? Tieni. Imbecille, muori, vattene. Sali al 14, ti prego. Grande Olimpia che sta a 10. Lillipup, rimani con palle. Di nuovo tuono shock. Distruggi questo gatto cane. Cos'è? Un ratto. Via dal cazzo, coglione. 14, Gigi. Bene, anche se il lavoro del cantiere è sempre lo stesso, va bene, fai bene. Nessuna nuova, buona nuova. Tecnicamente io ho fatto il mio. E secondo me se riparlo a mio padre. Ce l'hai fatta, ecco a te un regalo, grazie. Spacca roccia, carino. Ok, abbiamo fatto, abbiamo finito. Dovrei livellare i Pokémon. Li curo e li livello e andiamo in palestra. Secondo me questa può essere una buona opzione di proseguimento. Eh sì, perché non c'è nient'altro. Io ti direi che mi alleno. Ci vediamo fra poco. Let's go. Ho un po' fatto le cose. Cioè, ho un po' allenato la gente. Un attimo che mi prendo dei premi. Grazie, grazie. Altri no, perfetto. Allora, più o meno l'ho allenati. Mo, non tutti perché, raga, allenare Riolu è veramente difficile. Nel senso che è una pippa clamorosa. Cazzo, lo odio. C'ha 4 mosse, 2 sono inutili. Uno è attacco rapido che non leva niente. L'altra è una mossa lotta che fallisce 4 volte su 5, anzi 9 su 10. Io non perderei tempo, mi butterei contro Velia. Vi dico già adesso che probabilmente la gamma alla fine dell'episodio non ci arriva. Quindi se sei arrivato fin qui, commenta con vedo ancora la tua faccia, Dreddon. Allora, intanto dammi dell'acqua fresca, professore. Sì, acqua fresca, grazie. Tecnicamente non avremo problemi. Oddio, che cos'è? Un locale? Ah, è un locale. Certo. I Nazi skin. Holy shit. Questi sono allenatori. Nino Nero. Che capopalestra incredibile. Nino Nero, sei pazzo. Voglio fa botte, raga. Ah, ma devo lottare contro i ragazzi. Quelli che disturbano li schiaccio. Anche quelli che non disturbano. Si fa botte. Chi cazzo è? Twerka, che fa? Zucca pelata ciacio. Vediamo un po'. Bello Grimer. O Grimer. A.k.a. Grinder. Tecnicamente le mosse veleno su di noi non hanno effetto. Non è che sono poco efficaci. Non hanno effetto. Il problema è che non avranno mosse veleno questi figli di puttana. Che avranno solo mosse normali come al solito.
solito, perché sono troppo scarsi. Attenzione, la mossa della cocaina. Botta, non ci frega niente. Un altro Sonic Boom, lo mandiamo a casa. Dai, forse via. Palle, non è da sottovalutare. Mandami Koffing senza problemi. Io ti continuo a fare Sonic Boom perché ho visto che è una mossa super forte. Cioè, raga, è una branda questa mossa. Holy shit, fallo fuori, dai. Eliminalo dalla faccia della terra. Obiettivo: finire la palestra prima che si scarichi la cam, caro Palle. Poi non mi ricordo qual è Velia. Vabbè, sarà la cantante, immagino. Quando suono la chitarra e quando faccio lottare i miei Pokémon, posso essere davvero me stessa. E allora fammi a botte mentre suoni la chitarra, imbecille. Eccoci qua, infatti. Bello! Che schifo, in realtà. Vieni piede. Vieni piede. Sonic Boomalo. No, Sonic Boomalo. GG, cazzi, è stato un piacere. C'è il dubbio che Magnemite sia veramente la branda delle brande. È forte, almeno per questa situazione di gioco. Un altro Koffing, di cui non ci interessa pressoché nulla. Non riescono a fare niente contro il mio cazzo di palle. Assurdo. Vabbè, è rimasta solo lei. È rimasta solo la cantante. Ah, oddio, quando li batti smettono di suonare. Sta cantando a cappella, ma dietro c'è un Koffing. Forza, ti darò una bella lezione. Vediamo un po', cara Velia. Parte la sfida di Velia, capo palestra, per questa seconda medaglia. Che cazzo di medaglia sarà? La medaglia veleno? Non lo sappiamo, lo scopriremo fra poco. Un altro Koffing al 15? Al 16. Ok, più o meno i livelli sono livellati, dai. Vabbè, utilizzare Magnemite è stata la cosa più overpower della mia vita. Qual è il Pokémon tipico di Velia? Tanto sarà Electabuzz, sicuro. Wirlipiede. No, no, rimane con... Tanto abbiamo fatta tutta con lui. Anche se potevamo mandare Growlithe, eh? Vabbè, quello prima d'Arcanine. Ma sì, questi non so veleno, sì. Questi sono palesemente fatti tutti d'erba. Guarda qua com'è super efficace, lo portiamo. No, veleno shock. Vedi, se lasciamo a Magnemite. Ma tanto il nostro dovrebbe essere super efficace. Non è coleottero. Sì, ma no, me leva di più lui. Doppia mossa! Un pazzo, Nala. Nala, sei un pazzo. Nalo. Eh no, sono morti. Che culo, frate, vai, via. No, super troione. È pazza. Ma godo che ha fatto brutto. No, non può attaccare due volte lui, fratello. Non può attaccare due volte lui, fratello. Non è giusto così. Sai che faccio? Mando Olimpia. Perché tanto Raffic è super efficace. Gli fa un via dei punti. A meno che non la uccida con un colpo solo, ma non credo. Tutto sotto controllo. Super efficace, ce ne andiamo. Signori, è tutto qui, è tutto nella testa. Perdone, ma sbagli ancora i tipi? No. Dammi questa miliardi di exp. 426 sarà il 15. Easy. O oh, Rasoio, gliela facciamo imparare. Rasoio che era forte. Manco troppo, però vabbè, è comunque una mossa. Leviamo Ruggito. Sì, leviamo Ruggito, non ci interessa. Lascio Fulmisguardo perché abbassare la difesa è importante. Facilissima questa palestra, eh. Dannazione, come ho fatto a perdere, Boo? Tu devi essere proprio forte. Eppure ce l'ho messa tutta e ora mi sento rinfrancata e soddisfatta. Questa è per te. La medaglia Aculeo. Medaglia Veleno, medaglia Koffing. Medaglia Occhio, frate, che devi andare in ospedale. Come si chiama? Medaglia Arzi. Vorrei due medaglie, sono un grande. Va bene, lo sappiamo già, dammi un MT che può essere fondamentale per me. Veleno Shock, carina. Non abbiamo un Pokémon veleno, ma ce lo possiamo inserire in realtà in questa run. Siamo strani, siamo strani. La squadra è strana. Ok, se potevo dare, in realtà, mo finito. Oh no, Nino Nero. Ho sentito una forza speciale durante la tua sfida con Velia. Ma chi sei, Nino Nero? Vieni con me al Pokéwood. Oddio no, Nino Nero che ci accompagna al Pokéwood insieme a Velia. Holy shit, vai al Pokéwood. Sì, quasi mi dimenticavo di mio padre. È vero che lei aveva il papà capo marinaio. Andiamo, ragazzi, andiamo. Vi raggiungo al Pokéwood. Prima di andare di là c'è ancora un po' di roba da fare. Secondo me anche il prossimo episodio, che tanto vedremo il Pokéwood. Tu che mi dici? Ti do il benvenuto. Oltre questo parco troverai il Pokéwood. Niente di che. Tu il clown sei al Pokéwood, il luogo dove puoi assaporare vite diverse. Vabbè sì, è un festival di drogati. Oh no, giovane e promettente, dici? Dovrebbe essere qui da un momento all'altro. Sono io, Nino Nero. Eccomi. Stavamo proprio parlando di te. Lo so, Nino Nero. Welcome to Pokéwood. Ma che è? Ti stavo aspettando. Questo è il mio capo, Mr. Wood. Oh no, è il capo del Pokéwood. Hello hello, io sono Wood, piacere di conoscerti. Vorrei spiegarti subito del Pokéwood. Sì, è una cosa online, mi ammazzo. Ti spiacerebbe aspettare? Certo. Ti porterò a fare un giro nel Pokéwood. Va bene, Nino Nero. Che idea meravigliosa. Va bene, portami. Ci vediamo dopo, a dopo, capo. Rocco, vieni con me. Andiamo, Nino Nero. Nino, dove mi stai portando? Cos'è questo luogo di perdizione? Me lo spiegate? Il Pokéwood è la capitale del cinema, un mondo dedicato ai film. Qui vengono preparati film e presentati al pubblico. E sti cazzi, qual è l'utilità nel videogame? Dimmi tutto, Nino Nero. Questo è il cinema multisala. Qui vengono proiettati film. Vuoi dare un'occhiata? Dammi un'occhiata. Quello è il padre di Velia, l'agente cinematografico in persona. Ma come, Nino Nero è l'agente cinematografico? Hai sconfitto Velia, sì. So che sei un padre orgoglioso, ma l'ho sconfitta. Fra poco verrà proiettato il mio film. Anche tu stai pensando di debuttare nel Pokéwood? No. Frate, io non voglio sentirmi tutte queste spiegazioni. Allora andiamo. Ma mi stanno rapendo. Non voglio andare al cinema. Scegli il film. Non voglio vedere nessun film, frate. Te lo giuro. Mi sta costringendo a vedere il suo film d'esordio. Ma che sto a guardare? Due zinnone. Ma è un cinepanettone. Fanta Silvestro contro il giustiziere di mezza età. Un parco giochi pieno di visi sorridenti. Luogo ideale per tutti. Tuttavia, un'ombra inquietante minaccia. Ma quanto è veloce? Ma non tutto è perduto. Il sole scaccia le ombre. Il nostro eroe entra in scena. Il suo nome è Riolumen. Frate, ma che sto a guardare? Ma che sto a guardare?
guardando? Oh no, Riolu è morto. Guarda come sono entusiasta. Frate, non ci interessa. Ma ha perso, raga. Ha perso. Il film è una lotta e lui ha perso. Una merda. Per adesso torna al mio lavoro. Oh no, ha capito che il cinema non fa per lui. Mi rivedrete presto sul grande schermo. Speriamo di no. Affida a te lo scettro di star. Ma chi? A Nino Nero o a me? Vogliamo andare ora? Dovrebbe aver finito i preparativi. Andiamo. Odio queste cose dei giochi che non puoi controllare, perché lui te lo deve spiegare per forza. Questo è il set. Entra pure, Mr. Wood ci starà aspettando. Frate, mi fai controllare la mia vita? Ho portato Rocco. Ti fa piacere? Lascia che mi presenti di nuovo. Sono Wood. L'abbiamo capito. Volevo incontrarti perché ho una proposta. Forse l'avrai già capito, ma vorrei che te recitassi nel film del Pokewood. Ma chi sei? Ma dammi 1 milione d'euro. Ma lì c'è un altro Nino Nero. Sarà una vera stella che brillerà nel firmamento del Pokewood. Mi volete schiavizzare? No, questi sono cattivi, non mi fido. Debutta nel Pokewood. È proprio perché sei tu. Oggi ho scelto un attore eccellente come coprotagonista. Oddio, Silvestro! Migliore attore che abbiamo è il vanto di Pokewood, frate. Poke Silvestro. Sarà un piacere recitare con te. Ma raga, non sto giocando da 10 minuti. Per partecipare basta che ti rivolgi all'addetto. Non lo fa. Frate, quanto è durata questa agonia? Vi saluto qui, spero che il video vi sia piaciuto. Scusate se è uscito molto in ritardo. Scusate se in questa settimana, queste settimane sono un poco organizzato, ma come ho detto, sono stato fuori con gli altri. Era impossibile fare di più. Già che lo vedete oggi, raga, è un miracolo, ve lo dico. Se sei arrivato fin qui, commenta con la camma alla fine non è morta. Noi ci sentiamo alla prossima, che sarà domani sul primo canale, giovedì sul secondo canale, venerdì sul primo canale, sabato di nuovo qui sul secondo. Pazzesco, raga, pazzesco, sarà un anno molto divertente. Ciao, grazie mille a tutti e forza Roma, forza Lupi. Ricordatevi che sono finiti ufficialmente i tempi cupi.